1861. Noi, Vittorio Emanuele II, dichiariamo ufficialmente formato il Regno d'Italia. Evviva! Evviva! Comba, che hanno detto, sono giunto all'Italia. Ah, così dici. Ma io non avevo capito, guarda. Io mi hanno detto che c'era solo un re che comandava da tutto quanto. Ma io non sono niente, non ci posso niente. Ma dicevo pure che c'è il Garibaldi che sta facendo la guerra e pure noi la stiamo facendo per questo motivo. Ah, per questo è? Ma dicevo che hanno fatto pure un favore. Ma io volevo solo un pizzino. E che tu volevo pure io? Ma poi, stiamo in gente, eh. Come? Non l'avete capito? Abbiamo versato tanto sangue e alla fine ce l'abbiamo fatta. L'Italia è una, libera e indipendente. Mi fa piacere. Sì, ma come ha detto qualcuno, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Avete capito? Sì, sì. Fa morire. La nostra patria sarà sempre unita, da nord a sud, e parleremo un'unica lingua, l'italiano. Unita l'Italia, alziamoci e cantiamo insieme l'inno. Giovanni XXIII per la consegna di un ricordo. Facciamo consegnare il ricordo all'assessore Antonio Rossini, al consigliere provinciale Antonio Rossini. Consegnato. La volta della scuola media Domenico Lentini, che entrerà più nell'argomento, affronterà quindi alcune delle problematiche trattate anche dal giornalista Pino Abide. Invitiamo sul palco i ragazzi della scuola media Lentini. Grazie.
Leggendo il primo capitolo del libro, seppur in maniera superficiale, si capisce subito che il giornalista Pino Aprile è un sostenitore del revisionismo storico del Risorgimento italiano. Infatti, denuncia in maniera forse troppo eclatante gli aspetti negativi che l'Unità d'Italia ha determinato per l'economia del Mezzogiorno. Secondo questa corrente, sarebbe stato molto meglio per il Mezzogiorno la costruzione di uno Stato federale per non far diventare meridionale il popolo del Sud. Già dopo l'Unità d'Italia si ebbero le prime critiche, ma non fu mai messo in discussione il valore dell'Unità d'Italia. Fu fatta soltanto una valutazione economica dello Stato borbonico prima dell'Unità. Bisogna dire che gli stessi esponenti politici meridionali, senatori e deputati del Sud, che per accreditarsi politicamente non denunciarono nelle sedi opportune il reale degrado del Mezzogiorno, per cui vennero varate delle politiche di destra a favore del Nord. Il libro, strutturato secondo le forme della comunicazione giornalistica, immediata e di facile lettura, non segue una metodologia propriamente storica, ma la sua è una chiave di lettura strettamente personale. Il titolo del primo capitolo, Diventare meridionali, l'abbiamo inteso come una provocazione che ci induce a riflettere sulle politiche economiche antimeridionalistiche. E forse, in uno Stato federale, non saremmo stati meridionali. Per noi la tesi dell'autore è molto azzardata perché potrebbe mettere in discussione il valore indiscutibile dell'Unità d'Italia in un momento in cui la politica italiana deve combattere contro spinte separatiste. Andiamo a provare a spostarci un pochino più al centro? Ecco. Abbiamo letto e provato a cogliere il concetto fondamentale del capitolo intitolato I meridionali non hanno cultura industriale. Leggendo questo capitolo siamo rimasti molto colpiti dalla storia di Mongiana, sede della prima acciaieria del Regno delle Due Sicilie, descritta come un luogo di bellezza selvaggia ed aspra. Mongiana viene distrutta dall'unificazione nazionale, quando buona parte delle industrie messe in piedi dai Borboni negli ultimi anni del loro regno, soprattutto dal 1859, per iniziativa di Francesco II, sono smantellate dal governo nazionale italiano, e in molti casi subiscono il trasferimento dei loro impianti nel nord, a tutto vantaggio del nascente capitalismo industriale lombardo-piemontese. Noi sappiamo che Mongiana era solo uno degli insediamenti industriali borbonici smantellati dal governo italiano dell'epoca, ed è indiscutibile che, per usare le parole di Pino Aprile, la loro liquidazione fu un danno alla nostra capacità e alla nostra voglia di fare. Sappiamo anche però che gli insediamenti industriali borbonici, come quelli piemontesi del resto, non configurarono un processo di compiuta industrializzazione che dalla prima metà dell'Ottocento era tale solo in Inghilterra e Francia. Pino Aprile, in altra parte del suo testo, descrive il Regno delle Due Sicilie quasi come una potenza industriale. L'interrogativo aperto che vogliamo lasciare con questo nostro interrogativo è questo: è lecito sul piano storico scambiare l'esistenza di questi insediamenti industriali dell'Italia meridionale con un processo di industrializzazione compiuta? Dalla lettura di alcune pagine di Terroni, dalle discussioni effettuate in classe con i nostri insegnanti e dall'interessantissimo incontro avuto con ragazzi delle classi quarte e quinte dell'ITIS e del liceo classico dell'istituto che organizza ed ospita questa manifestazione, abbiamo appreso dei terribili eccidi di Ponte Landolfo e Casalduni, dello smantellamento dell'attivissimo polo siderurgico di Mongiana e di tutto l'apparato industriale del sud, delle campagne meridionali messe al soqquadro dai piemontesi, dei boschi spianati, delle vecchie colture dirette, di un sud trasformato in area geografica per piazzare le merci del nord e per la fornitura di braccia e clienti, di un regno delle Due Sicilie che possedeva una riserva aurea pari ad oltre due terzi, 445 milioni di lire su 640, di quella di tutti gli altri stati messi insieme, di un regno borbonico, terza potenza industriale con la terza flotta mercantile più attiva dell'epoca. Un sud dunque stuprato e rapinato, ma ricco e potente, abitato. Questa è l'impressione che noi almeno abbiamo ricavato da un combatto popolo di meridionali. Nel Sangue del Sud, di Giordano Bruno Guerri, però, abbiamo letto:
Agli inizi degli anni 50, un economista inglese descrive la sporcizia di via Toledo nel centro della città. Io la reputo il luogo più odioso che abbia mai avuto la disgrazia di attraversare. Adesso, dopo 15 giorni di bel tempo, la sua sozzura è indescrivibile. Sudice carrozze piene di sudicia gente rischiano ogni momento di schiacciarvi. Sudici pedoni, il cui contatto è ripugnante, vi urtano con i gomiti a ogni passo. L'aria è polverosa e piena di puzza. Orribili mendicanti vi sciamano intorno. Sui mucchi di immondizia, accostati ovunque, si davano convegno cimici, pidocchi e topi, insieme agli escrementi dei cavalli, delle carrozze, emettevano un olezzo difficile da immaginare e poco oltre. Si formò un'unica classe di latifondisti, borghesi e nobili, i cosiddetti galantuomini. Era un notabilato spesso parassitario con cui si trovò a convivere per reciproco vantaggio anche il ceto politico postunitario. I contadini venivano trattati poco meglio di animali e niente sarebbe cambiato con l'arrivo dei forestieri, pronti a difendere lo stato delle cose. Poi, in Terroni, buona parte dei giovani e delle loro famiglie, però, nemmeno sanno di essere renitenti alla leva. Durava 8 anni. Il bando scade il 31 gennaio 1861, ma molti sindaci e autorità locali non lo hanno esposto. A volte, nel timore di reazioni, ce ne furono. E quando arrivano le truppe in cerca di renitenti, ragazzi, giovani, uomini e uomini maturi si avvicinano con curiosità a questi soldati che non hanno mai visto, riporta Tommaso Periglio, brigandaggio meridionale. Vengono rastrellati tutti i giovani dall'apparente età dai 20 ai 25 anni e in alcuni casi a Castel Saraceno, ad esempio a Carbone, nei casali di Latronico, lì fucilano sul posto senza dar loro la possibilità di giustificare. Abbiamo così consultato il testo di Periglio, il quale ci racconta: la mattina del 1 febbraio del 1861, dei patti regolari si portano nei casali di Latronico, a Carbone e a Castel Saraceno, dove violenti manifestazioni popolari avevano ostacolato le operazioni del plebiscito. Ragazzi, giovani, uomini maturi, si avvicinano con curiosità a questi soldati che non hanno mai visto. Rivolgono loro la parola, nessuno risponde alle loro domande. Non ritengono opportuno rispondere a questa gente che ritengono essere inferiori. Si chiedono i nostri contadini perché tanti soldati sono